Le città del futuro saranno sorvolate da droni in grado di trasportare merci e offrire servizi. E questa è la visione della Urban Air Mobility, dei 6 progetti europei nell'ambito del programma Corus XOM, presentato al Politecnico di Bari. L'idea della Urban Air Mobility è proprio quella di fornire servizi a valore aggiunto non solo in ambito extraurbano, per trasporto di merci come di medicinali o vaccini o quant'altro in diverse località, ma anche verso la città, quindi in ambito urbano, che è un po' lo scenario più complesso, però diciamo che Bari si presta molto bene perché, essendo sul mare, ha anche, come dire, delle aree dove c'è minore interazione che quindi possono essere utilizzate. Quindi in questo contesto noi lavoriamo molto bene con la Puglia. Lo sviluppo del traffico urbano aerospaziale rappresenta una grande opportunità per Bari e la Puglia, come sottolineato dal vice sindaco e assessore alla trasformazione digitale e servizi civici del Comune di Bari, Eugenio Di Sciascio, e da Giuseppe Acerno, presidente del distretto tecnologico aerospaziale. È una testimonianza di come in questi anni le capacità del sistema Puglia industriali e tecnico-scientifiche siano cresciute fino al punto da coniugarsi con una visione della pubblica amministrazione del Comune di Bari così, diciamo, innovativa e moderna, che ci permette di costruire una squadra e una sinergia in grado di attrarre qui l'Europa per discutere, per ispirare e per poter costruire nuovi mattoni di un percorso molto entusiasmante. La città di Bari intende essere un attore, non soltanto un fruitore del movimento e delle tecnologie innovative, e su questo stiamo diventando anche leader a livello, diciamo, europeo, di città in cui le sperimentazioni si possono fare, ovviamente guardando al bene e al futuro dei nostri concittadini.